eviterebbero di fare. Rumore bianco, loro sono i Viola Polvere. Abbiamo il piacere di avere con noi quattro dei Viola Polvere. Tra l'altro sono quattro, più di questi. Ciao ragazzi. Ciao. Viola Polvere con un pezzo, mi ricordo, di qualche tempo fa. Come faceva il pezzo? Esatto. Se lo sono dimenticato. Filippi, dai ragazzi. Filippi. Ragazzi, visto che siete venuti così casualmente in studio con un po' di strumenti, no? Sì. Proprio perché voi andate in giro normalmente così in strada. Se vedete qualcuno che va in giro abbardato di strumentazione, sono i Viola Polvere. Al 99%. Al 99%. Quindi, visto che siete venuti così casualmente in studio, vi facciamo fare un pezzettino magari di questo brano, giusto per ricordare i vecchi tempi. Va bene? Va bene. Allora, due secondi per prepararvi e diamo spazio a Viola Polvere con questo Feel Happy. I feel vorrei vedermi danzare attorno ad un fuoco che senza calore consuma un diario tra luce e rumore, seguendo suoni lontani. Trascino la noia con fare sospetto al ritmo del cuore che brucia nel petto. Ossessionato dal tempo, che non posso fermare. I feel happy. Feel happy rigorosamente con i Viola Polvere. Ragazzi, tornate qui, dai forza. Eccoci. Tutti pronti? Ecco che facciamo l'appello. Allora, abbiamo Max Pesco Solido. Eccomi, presente. Chitarra e programmazione. Che vuol dire programmazione? Che stai al computer? Ma no, che programmo la settimana, gli appuntamenti. Ah, ecco, le ragazze, sì. Insomma, queste cose qua. L'agenda di Viola Polvere. Ecco, perfetto. Poi abbiamo Giacomo Citro, basso e cori. Eccolo. Ecco, infatti è il più basso di tutti, 1,80 m. Ecco. Poi abbiamo Luca Latini, voce e pianoforte. Presente. Luca, ci sei, sì. Assolutamente. Fai sentire meglio la tua voce, fai sentire. Ciao a tutti. Madonna ragazzi, qui mi si svengono tutte le signore. Ivan Cacace, batteria elettronica. Ecco, importantissimo. Ecco, eccomi qua, ciao. Cioè ripara i cavi. Ecco, lui è il tecnico, il tecnico riparatore del gruppo dei Viola Polvere. Prima di tutto, Viola Polvere, per quale motivo, insomma, dai. Sì, è una domanda che infatti mi coglie un po' impreparato, ma... Sì, te la fanno tutti, ma dai Luca! Non prendermi in giro. Assolutamente no, io ho sempre piacere, anzi abbiamo sempre piacere a raccontare l'aneddoto che c'è dietro questo nome. Noi volevamo trasferire un'idea, cioè quella di regalare a chi ovviamente poi avesse voglia di ascoltarci una sfumatura diversa nelle storie, piuttosto che nei suoni, nella ricerca che facciamo dei suoni e delle nostre musiche, una sfumatura diversa da quello che è di solito più comunemente facile ascoltare. E in tutto questo nasce un aneddoto in realtà dietro questa idea che ci ha regalato e ha condiviso con noi Giacomo, che è un aneddoto che parte da qualche anno fa, perché era tempi di liceo, di scuola, in cui c'era questo fantomatico professore che lui ha avuto in educazione artistica, che per stimolare lui e ovviamente i compagni di classe la creatività spingeva a inventare nomi di colori. A unire. Posso salutarlo, il professor Rinaldi? Oh, professor Rinaldi! Oh, ma buongiorno Giacomo! Ecco, sì, poteva impegnarsi un pochino di più con questi ragazzi, perché veramente cioè, da quando stanno qua ci hanno smontato la radio, vabbè, vi dico solo questo. Vai. Voi siete nati nel 2006, vero? Sì, 2006, da un incontro voluto. Guarda, in realtà il deus ex machina dei Viola Polvere è stato proprio Max, perché è lui che, conoscendo poi diciamo trasversalmente ognuno di noi per esperienze slegate poi dall'ensemble che è venuto fuori,
ha creduto molto nella possibilità di questo incontro artistico. E quindi è nato poi da semplici provini, da semplici provini, da Filippi, la stessa Filippi che abbiamo poc'anzi regalato. È stata il primo provino, la prima canzone buttata giù e lavorata insieme a quattro teste. E questo nel 2006 succedeva. Certo. E diciamo che voi non siete arrivati casualmente ad una major, perché chiaramente c'è stato tutto un percorso. Io penso che una delle cose migliori che possa capitare a un artista è entrare dentro il premio Lunezia, no? Perché forse non tanti lo conoscono. Però per coloro che sono del settore, insomma, è un... Sì, poi ultimamente è tornato valido, molto in auge, ha avuto un po' una parentesi un po' oscurata, diciamo, qualche anno fa, invece è ritornato molto in auge. Ma noi siamo sempre rimasti molto piacevolmente stupiti da un certo tipo di filone di concorsi a cui abbiamo partecipato. Noi siamo stati anche selezionati a Musicultura, che comunque è un altro concorso insieme a Lunezia, di peso. E che di solito, diciamo, tiene un po' fuori quello che è la realtà di una band. Si tende a privilegiare il cantautore normalmente. Infatti questi premi vengono dati ai maggiori, basta insomma nominare Cristicchi per dire insomma il genere di premi che vengono dati a che genere di musica. E poi abbiamo una selezione a Sanremo dell'anno scorso che però non è andata a buon fine. A noi qualche cosa vi dice storto, dai ragazzi, se no vi dice tutto bene. Allora, Sanremo 2011 non sono stati presi, diciamo Viola Polvere non sono stati presi, no. Ecco, però che è successo nello stesso anno poi alla fin fine? È stato un anno assolutamente fortunato, perché sempre in coda, diciamo, perché noi confrontandoci tra di noi volevamo un po' uscire fuori dalla fase appunto che ci ha visto protagonisti di determinati concorsi a livello nazionale. Solo che casualmente sul web ci accorgiamo di questo nuovo contest indetto poi da due referenti di peso, perché la Universal Music da una parte e la Hyundai Motor dall'altra, questi Hyundai Music Award, prima edizione, piattaforma molto semplice sul web, perché l'idea parte proprio da uno scouting via web appunto, era possibile uploadare i propri brani, quindi farli ascoltare dal popolo della rete, farsi comunque in qualche modo non solo ascoltare ma anche votare. Dopo una serie di sbarramenti, perché all'inizio il voto appunto popolare, piuttosto che poi c'erano tre ambasciatori nella scorsa edizione, noi per la nostra sezione pop rock avevamo Francesco Renga che ha ascoltato il nostro brano e l'ha votato comunque tra i finalisti, poi alla fine la commissione, la giuria tecnica stessa della Universal ha decretato la nostra musica e quindi noi come band come vincitrice del concorso stesso, e questo ci ha permesso la produzione con la casa discografica. Parlano qua di 10.000 voti, ragazzi. Ma veramente avete ricevuto 10.000 voti? Per il brano che ha vinto, sì. E in totale 106.000? Sì. Presentatevi alle prossime elezioni, però. È il minimo che dovete fare, dai. Siamo messi proprio male. Sì, dai. Insomma, è uscito questo CD ultimamente che si chiama Spazi. Yes. Ecco, prodotto naturalmente dalla Universal, perché avete fatto questo contratto con loro. E c'è questo brano che abbiamo ascoltato prima, Rumore Bianco, ma c'è anche un altro brano che ci avete portato in anteprima quest'oggi e che si chiama Come se volessi. Allora io come se volessi ascoltare questo brano qua, vi do 2 secondi per andare agli strumenti. Corriamo. Okay. Andate agli strumenti, preparatevi, perché vogliamo ascoltare rigorosamente live qui sul circuito delle 100 radio i Viola Polvere, Come se volessi. Ancora riprovare a prenderti, invece di girarmi e andare via, troppo semplice, io non sono in grado, perderò anche l'ultimo tuo sospiro lontanissimo.
forse non sono più onesto con te. Forse mi inganno, forse è la parte più vera di me. Quando tremo e temo, mentre scivola la notte, quando il cuore non mi batte, puoi distruggermi così. Poso le mie mani sopra le tue mani, come se tu fossi ancora qui, come se trovassi ancora dei misteri. Osservandoti invece mi rigiro e vado via, torna tutto come ieri. L'infinito oggi sembrerà piccolissimo. Forse non sono più onesto con te, forse mi inganno, forse è la parte più vera di me. Quando tremo e temo, mentre scivola la notte, quando il cuore non mi batte, puoi distruggermi così. Sì, forse è la parte più vera di me, forse è la parte più vera di me, forse è la parte più vera di me. Era rigorosamente live. Se non ci credete, andate a comprare il CD. Così. Andate a vedere i concerti. Ecco, andate a vedere i concerti. Ecco, così ve ne accorgerete. Abbiamo fatto rigorosamente live un pezzo con i Viola Polvere dal loro ultimo album che si chiama Spazi. Siccome la pubblicità è l'anima del commercio e la musica deve andare avanti, facciamo un po' di promozione a questo CD, ragazzi. Dove lo trovano? Dappertutto. lo trovate dappertutto, in tutte le Fnac, Feltrinelli, i migliori, i peggiori negozi di dischi, su iTunes, le piattaforme digitali, praticamente ovunque, se non lo comprate perché non lo volete comprare. Oh, questo è male, è male, molto male, perché poi sono dei ragazzi belli, simpatici, alti, perché guardate, veramente abbiamo dovuto alzare tutti quanti i microfoni qui, questo per le ragazze che vi seguono. Oh, per coloro che vi seguono sul web, dove vi trovano? www.violapolvere.it, da lì è un po' il crocevia, come piacerebbe dire a Luca. Ah, sì, con la sua voce sensuale. Il crocicchio. Il quadriglio. Da cui poi si può accedere alle pagine Facebook, MySpace, tutte queste. Twitter. Ma voi twitterate? Io tantissimo. Stai lì sempre, cioè, ecco, adesso in questo momento. No, e soprattutto siamo... quando sei in fila o per fare qualcosa, poi in Italia se ne fa tanta di fila. Ecco, allora stai sempre su Twitter, va bene. Sentite ragazzi, adesso vi devo fare, dobbiamo riascoltare di nuovo questo Rumore Bianco, il brano in promozione. Ivan, come lo presenteresti tu, Rumore Bianco? Ecco a voi, Rumore Bianco. Sintetico. Cioè, neanche Sanremo, so, di solito vengono qua e ci fanno la versione Sanremo, dirige l'orchestra il maestro. Ma io sono un uomo molto sintetico, cioè non mi piace proprio il concetto sintetico. Quello, sì. Grazie Viola Polvere, riascoltiamo di nuovo Rumore Bianco. Ciao! Ciao, ciao, ciao. Ci sono giorni in cui la pioggia non ti bagna e tanti istanti che non durano in eterno. Ci sono volte in cui il tempo non ti basta